Perché non fai un'altra promozione? Hai mai fatto più di una promozione all'anno in palestra? Quanti risultati ti ha dato? Mi chiamo Paolo Ricchi e mi occupo da 20 anni di formazione nella vendita di servizi fitness. E con questo video ti voglio cominciare a parlare in maniera semiseria di quanto male possano fare le promozioni. Sono cominciato a spuntare a metà degli anni 90 quando si è cominciato a commercializzare la vendita inserendo gli annuali, le promozioni e le consulenti di vendita necessarie a vendere annuali a quintali per fare fatturato. Selezionate e indottrinate da corsi di vendita a chiudere al 100% e far sottoscrivere annuali a qualsiasi costo. Ne ho conosciuta centinaia di consulenti di vendita d'assalto che, pur di chiudere un annuale, potrebbero passare sopra la propria madre. Sono le regine incontrastate della telefonata raffica e dal tastierino del telefono facile. Formate e forgiate a fare tutto con il telefono: appuntamenti, proposte, recupero contumace dei miss, respirazione a bocca per i non frequentanti, rate scadute e certificati medici. Tutto al telefono, anche se chi risponde si sta allenando proprio in quel momento in palestra. Sono le uniche tenutarie del segreto nascosto della trattativa del Cobra per ipnotizzare il tour. Solo loro conoscono i trucchi e i sotterfugi da usare in maniera creativa quando le cose si mettono un po' male. Magari ti offrono con nonchalance un mese omaggio o uno sconto velocità se ti iscrivi subito. Oppure si fanno bastare anche un piccolo acconto subito e il resto a babbo morto con rateizzazioni improbabili e mai condivise. Se il tour continua a non soccombere, inizia a promettere recuperi a più non posso, per qualsiasi ragione, e sconti di solito dati agli amici anche se gli amici non ci sono. Tanto mica lo dirà nessuno, vero? Mentre fa tutto questo, maneggia fiera la sua calcolatrice come un'arma contundente, tenendo pronte tutte le frasi testate milioni di volte ma sempre attuali: il benessere a meno di 1 euro al giorno, a meno di un caffè al giorno, a un tot al mese, condite dalla convenienza solo per te e solo per oggi che approfitti della promozione del secolo. Il tutto per ricevere una piccola provvigione, per vendere un abbonamento o mettere una tacca in più come il barone von Richthofen. Di chi è la colpa di questa situazione da vendita della frutta al mercato? Della perdurante propensione da 20 anni a vendere abbonamenti e solo abbonamenti, attraverso vendite promozionali copiate alla concorrenza, inventate o proposte da consulenti con la necessaria connivenza del titolare. Sono assolutamente contrario a questo modus operandi e da sempre mi faccio alcune domande. Queste scelte vengono fatte con quale progetto aziendale? Nessuno. Solo l'incapacità di cambiare progetto e continuare a ripetere in maniera continuativa la stessa modalità in mille salse diverse, ma tutte insipide o alla lunga addirittura indigesti. Con quale etica di lavoro, quale correttezza e con quali conseguenze sulla reputazione del marchio? Ti rispondo in maniera diretta. Tutte queste implicazioni non sono nemmeno prese in considerazione, visto che l'unico obiettivo sembra essere quello di fatturare come se non ci fosse un domani e fare cassa ad ogni costo. Vendere con le promozioni è come giocare d'azzardo. Vince sempre il banco, ma il banco non sei tu. Cerco di spiegarmi con un esempio pratico. Diciamo che al titolare della palestra appare in sogno una fantastica promozione 5+4, giusto per fare una cosa nuova. Così si inventa che 5 mesi se li fa pagare e 4 glieli regala. Pensa furbamente che così gli incarta un bel annuale di un prezzo maggiore rispetto al trimestrale o al mensile che pensava di poter vendere. Tanto degli abbonamenti venduti prima con un altro prezzo se ne frega, perché duravano 12 mesi e questo speciale invece solo 9. Si sente figo e scaltro. Fa ricontattare tutti con questa fantastica promo, ex soci, miss, passanti, iscritti, sfrutta pubblicità e social vari, poi molla una bella percentuale alla consulente di vendita e monetizza alla grande. Questo è almeno quello che pensa. Il discorso di per sé tecnicamente potrebbe non fare una piega. Peccato che ci sia qualche però. Cosa penserà il tuo mercato dell'ennesima promo del secolo? Ormai da quando sei aperto sarà la 356esima. Non credi che tu stia comunicando sempre solo un prezzo di abbonamento invece che il valore dell'allenamento? Non crederlo, è proprio così. Non credi che gli iscritti possano lamentarsi di un tira e molla di prezzi diversi? In realtà lo zoccolo duro, i clienti fedeli, se ne fregano, tanto sanno che saranno sempre privilegiati, mentre gli altri non se ne lamentano. Pensano che sei scorretto e se ne vanno in silenzio. Quanto è strutturale per il futuro dell'azienda l'ennesimo doping commerciale? Cioè, cosa migliora per sempre una modalità di questo tipo? In realtà non aumenta il ricavo per tour, nemmeno l'efficienza o l'efficacia per il futuro, ma solo un po' di cassa adesso. Sono sicuro che qualcuno aspetterà la prossima promo e saranno sempre gli stessi che sanno che ne fai una dietro l'altra. Avranno più scelta per costruirsi a loro piacimento il proprio abbonamento, chiedendo ovviamente anche un extra perché loro vengono da tanto tempo.
ti devi sempre chiedere cosa comunichi di te e del tuo marchio con questa manovra. Se migliora la tua reputazione verso l'esterno, o peggio ancora se i tuoi iscritti si sentiranno realmente tutelati da tutte queste proposte differenti e se anche per loro sei un'azienda seria ed affidabile. Quanti vantaggi ti darà? Ti do una risposta diretta. Perdi molto di più di quello che incassi. E te ne puoi rendere conto immediatamente da due parametri. La diminuzione del numero di tour spontanei e della tua percentuale di fidelizzazione. Se i primi sono sempre meno e perdi centinaia di clienti all'anno, conta solo quanti ne hai perso negli ultimi tre, vuol dire che riesci ad attirare poche persone e a mantenerne ancora meno. Cioè, hai perso la tua reputazione. Siamo nel 2018 e questo tipo di vendita promozionale e di approccio sul mercato non ha nessun futuro. Meglio, continuare questa strategia ti porterà tra alcuni mesi a dover prendere la gente a casa e magari lavargli la schiena negli spogliatoi per mantenere tutte quelle aspettative che continui a creare. Perché ovviamente tutti ti chiedono gli sconti, perché sono stati stimolati da te e dalle tue promozioni. Acquistano un prezzo a seguito delle manovre del tuo commerciale e diventano pretenziosi lamentandosi di tutto, soprattutto non rispettando alcuna regola. Li hai attirati con quelle armi e con quelle promesse. Ti ripagano con la stessa moneta. Non ti devi arrabbiare perché le regole non le hai nemmeno tu, visto che le cambi ogni giorno e le adatti come meglio credi con il tuo commerciale pur di chiudere un contratto. Raccogli ciò che semini, non è colpa della gente o dei concorrenti. Se cerchi di fare il furbo, ti contornerai di furbi perché nel frattempo le persone serie se ne saranno già andate. La tua reputazione diminuirà sempre più ed il mercato ti marchierà come quello delle promozioni. Ma io lo so che sei felice lo stesso perché hai un bello zoccolo duro. I clienti modello che frequentano con costanza ma dettano leggi e regole a casa tua pagando quanto e quando vogliono. Però ti sorridono e ti dicono che sei bravo, il migliore, ma solo fino a quando gli conviene. Peccato che non sono abbastanza numerosi per farti ricco. Quindi il tuo fantastico 5+4 ricevuto in sogno si traduce così. 5 mesi l'anno incassi bene, 4 mesi un pochino, 3 mesi niente. Con i costi costanti 12 mesi. E la necessità di doverti inventare una promozione ogni mese. Sappi solo che il sistema RichFit non le prevede in nessun modo, a fronte di un listino uguale per tutti, retto da regole chiare e trasparenti, immutabili per 365 giorni all'anno. Permette di lavorare con serenità al miglioramento dei parametri fondamentali, alla costruzione di relazioni di servizio corrette che, migliorando la percezione di servizio, aumentano frequenza, fidelizzazione e reputazione del marchio come quello serio. Per adesso, auguri per la tua prossima promozione. Alla prossima!